Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Oggi è il martedì 31 di agosto della 2021 e noi questa mattina, durante questa puntata, noi leggeremo sempre la parola di Dio. Stiamo nel libro di Secondo Re e in questa puntata noi leggeremo capitolo 23, iniziando dal versetto 28 fino al capitolo 25. E così noi concluderemo non solo il mese, ma anche il libro di Secondo Re. Quindi una giornata, una puntata molto importante. Sono contento che tu sia qui. Questo Leggiamo la Bibbia Insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sempre a mezzogiorno, sempre su questo canale. Metti un like e condividi, ascolta la parola, lascia la parola del Signore entrare nella tua vita. Allora, Secondo Re, capitolo 23, versetto 28, parola del Signore. Il rimanente delle azioni di Giosia, tutto quello che fece, è scritto nel libro delle cronache del re di Giuda. Durante il suo regno, il faraone Necco, re d'Egitto, marciò contro il re da Siria, verso il fiume Eufrate. Il re Giosia lo affrontò e il faraone al primo scontro lo uccise a Megiddo. I suoi servitori lo portarono via morto sopra un carro da Megiddo a Gerusalemme, dove lo seppellirono nella sua tomba. E il popolo del paese prese Ioacas, figlio di Giosia, lo unse e lo fece re al posto di suo padre. Ioacas aveva 23 anni quando cominciò a regnare e regnò 3 mesi a Gerusalemme. Il nome di sua madre era Camutal, figlia di Geremia da Libna. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, in tutto e per tutto come avevano fatto i suoi padri. Il faraone Necco lo mise in catene a Ribla, nel paese di Camat, perché non regnasse più a Gerusalemme e impose al paese un tributo di 100 talenti d'argento e di 1 talento d'oro. Il faraone Necco fece re Eliakim, figlio di Giosia, al posto di Giosia, suo padre, e egli cambiò il nome in quello di Ioachim. Poi prese Ioacas e lo portò in Egitto, dove morì. Ioachim diede al faraone l'argento e l'oro, ma per pagare quel denaro, secondo l'ordine del faraone, tassò il paese, ciascuno in proporzione delle sue proprietà. Così raccolse dal popolo del paese l'argento e l'oro da dare al faraone Necco. Ioachim aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 11 anni a Gerusalemme. Il nome di sua madre era Zebuda, figlia di Pedaia da Ruma. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore in tutto e per tutto come avevano fatto i suoi padri. Secondo Re, capitolo 24. Al suo tempo venne Nabucodonosor, re di Babilonia, e Ioachim gli fu soggetto per 3 anni, poi tornò a ribellarsi. Il Signore mandò contro Ioachim schiere di Caldei, di Siri, schiere di Moabiti, schiere di Ammoniti. Le mandò contro Giuda per distruggerlo, secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per mezzo dei profeti e suoi servi. Questo avvenne solo per ordine del Signore, il quale voleva allontanare Giuda dalla sua presenza a causa di tutti i peccati che Manasse aveva commessi. E a causa pure del sangue innocente che gli aveva che egli aveva sparso e di cui aveva riempito Gerusalemme. Per questo il Signore non volle perdonare. Il rimanente dell'azione di Ioachim, tutto quello che fece, è scritto nel libro delle cronache del re di Giuda. Ioachim si addormentò con i suoi padri e Ioachin, suo figlio, regnò al suo posto. Il re d'Egitto non uscì più dal suo paese perché il re di Babilonia aveva conquistato
tutto il territorio che era stato del re d'Egitto, dal torrente d'Egitto al fiume Eufrate. Joachin aveva 18 anni quando cominciò a regnare e regnò a Gerusalemme 3 mesi. Sua madre si chiamava Neusta, figlia di Elnatan da Gerusalemme. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, in tutto e per tutto come aveva fatto suo padre. In quel tempo i guerrieri di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono contro Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse davanti alla città mentre la sua gente la stava assediando. Allora Ioachin, re di Giuda, si presentò al re di Babilonia con sua madre, i suoi servi, i suoi capi e i suoi eunuchi. E il re di Babilonia lo fece prigioniero, l'ottavo anno del suo regno. Come il Signore aveva predetto, portò via di là tutti i tesori della casa del Signore e i tesori del palazzo del re, e spezzò tutti gli utensili d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto per il Tempio del Signore. E deportò tutta Gerusalemme, tutti i capi, tutti gli uomini valorosi, in numero di 10.000, e tutti i falegnami e i fabbri, e non vi rimase che la parte più povera della popolazione del paese. E condusse Ioachin a Babilonia, e deportò da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi eunuchi e i notabili del paese. Tutti i guerrieri in numero di 7.000, i falegnami, i fabbri in numero di 1.000, tutta la gente valorosa e adatta alla guerra, il re di Babilonia li deportò a Babilonia. Il re di Babilonia fece re al posto di Ioachin Matania, zio di lui, al quale cambiò il nome chiamandolo Sedechia. Sedechia aveva 21 anni quando cominciò a regnare e regnò a Gerusalemme 11 anni. Sua madre si chiamava Camutal, figlia di Geremia da Libna. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore in tutto e per tutto come aveva fatto Ioachim. A causa dell'ira del Signore contro Gerusalemme e Giuda, le cose arrivarono al punto che il Signore li cacciò via dalla sua presenza. E Sedechia si ribellò al re di Babilonia. Secondo Re, capitolo 25. L'anno nono del regno di Sedechia, il decimo giorno del decimo mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme. Si accampò di fronte a essa e le costruì attorno delle trincee. La città fu assediata fino all'undicesimo anno del re Sedechia. Il nono giorno del quarto mese la carestia era grave nella città e non c'era più pane per il popolo del paese. Allora viene fatta una breccia nelle mura della città. Tutta la gente di guerra fuggì di notte per la via della porta fra le due mura in prossimità del giardino del re, mentre i caldei stringevano la città da ogni parte e il re prese la via della pianura. Ma l'esercito dei caldei lo inseguì, lo raggiunse nella pianura di Gerico e tutto l'esercito di lui si disperse e l'abbandonò. Allora i caldei presero il re e lo condussero al re di Babilonia, a Ribla, dove fu pronunziata la sentenza contro di lui. I figli di Sedechia furono uccisi in sua presenza. Poi cavarono gli occhi a Sedechia, lo incatenarono con una doppia catena di bronzo e lo portarono a Babilonia. Il settimo giorno del quinto mese era il diciannovesimo anno di Nabucodonosor, re di Babilonia. Nebuzaradan, capitano della guardia del corpo, funzionario del re di Babilonia, giunse a Gerusalemme. Bruciò il tempio del Signore e il palazzo del re e diede alle fiamme tutte le case di Gerusalemme, tutte le case grandi dei personaggi.
tutto l'esercito dei Caldei che era con il capitano della guardia, abbatté tutte le mura di Gerusalemme. Nebuzaradan, capitano della guardia, deportò i superstiti che erano rimasti nella città, i fuggiaschi che si erano arresi al re di Babilonia e il resto della popolazione. Il capitano della guardia non lasciò che alcuni dei più poveri del paese a coltivare le vigne e i campi. I Caldei spezzarono le colonne di bronzo che erano nella casa del Signore, le basi e il mare di bronzo che era nella casa del Signore, e ne portarono via il metallo a Babilonia. Presero le pignate, le palette, i coltelli, le coppe e tutti gli utensili di bronzo con i quali si faceva il servizio. Il capitano della guardia prese pure i braccieri, le bacinelle, ciò che era d'oro e ciò che era d'argento. Quanto alle due colonne, al mare e alle basi che Salomone aveva fatte per la casa del Signore, il metallo di tutti questi oggetti aveva un peso incalcolabile. Ciascuna di queste colonne era alta 18 cubiti e aveva sopra un capitello di bronzo alto 3 cubiti, e attorno al capitello c'erano un reticolato e delle melagrane. Ogni cosa di bronzo, così era la seconda colonna, munita pure di reticolato. Il capitano della guardia prese Seraia, il sommo sacerdote, Sofonia, il secondo sacerdote, e i 3 custodi della porta d'ingresso, e prese nella città un eunuco che comandava la gente di guerra, 5 uomini dei consiglieri intimi del re che furono trovati nella città, il segretario del capo dell'esercito che arruolava il popolo del paese e 60 privati che furono anche essi trovati nella città. Nebuzaradan, capitano della guardia, li prese e li condusse dal re di Babilonia a Ribla. E il re di Babilonia li fece uccidere a Ribla nel paese di Kamat. Così la popolazione di Giuda fu deportata lontano dal suo paese. Quanto al popolo che rimase nel paese di Giuda, lasciatovi da Nabucodonosor, re di Babilonia, il re pose a governarli Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan. Quando tutti i capitani della gente di guerra e i loro uomini udirono che il re di Babilonia aveva fatto Gedalia governatore, si recarono da Gedalia a Mispa. Erano Ismael, figlio di Netania, Iocanan, figlio di Carea, Seraia, figlio di Tanumet, da Netofa, Iazania, figlio di uno di Maaca, con la loro gente. Gedalia fece a loro e alla loro gente un giuramento dicendo: non vi incultano timore i funzionari dei Caldei. Restate nel paese, servite il re di Babilonia e vi troverete bene. Ma il 7° mese Ismael, figlio di Netania, figlio di Elisama, di stirpe reale, venne con 10 uomini e colpirono a morte Gedalia insieme con i giudei e con i Caldei che erano con lui a Mispa. E tutto il popolo, piccoli e grandi, i capitani della gente di guerra, partirono e andarono in Egitto perché avevano paura dei Caldei. Il 37° anno dalla deportazione di Ioiachin, re di Giuda, il 27° giorno del 12° mese, Evil-Merodach, re di Babilonia, l'anno stesso che cominciò a regnare, fece grazia a Ioiachin, re di Giuda, e lo fece uscire di prigione. Gli parlò benevolmente e mise il suo trono più in alto di quello degli altri che erano con lui a Babilonia. Gli fece cambiare le vesti di prigione e Ioiachin mangiò sempre a tavola con lui per tutto il tempo che egli visse. Il re provvide continuamente al suo mantenimento quotidiano,
fintanto che visse, parola del Signore. Vediamo la mano di Dio, ossia la misericordia del Signore, vediamo la promessa di Dio. Non so se tu riesci a vedere, però quando il Signore in qualche modo, in una maniera sorprendente, ha utilizzato addirittura il re di Babilonia per proteggere Joachim, in effetti sta dicendo che il re, Dio già aveva detto a Davide, aveva detto a Salomone, che il regno del Signore non avrebbe avuto mai fine, il regno di Davide non avrebbe avuto mai fine. E qui noi vediamo là il proseguimento di quello che il Signore aveva già stabilito precedentemente, perché doveva venire il re dei re, Gesù Cristo, il Signore. Giuda non finisce, ma noi dobbiamo domani, per la grazia di Dio, incominciare la lettura di Primo Cronache, quindi mercoledì, non mancare. Continua con me a leggere questa parola e tu sicuramente sarai extra benedetto da questa parola che è la parola del Signore. Un forte abbraccio, un santo bacio, leggiamo la Bibbia insieme nel nome di Gesù.